E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Oggi continua il racconto di come andiamo a coltivare il grano antico nella fattoria di Christian. È una serie che mi intriga tantissimo, vi sta piacendo un sacco, anche se è uscito solo la prima puntata, però ho visto un sacco di commenti super mega positivi, super mega lanciati. Durerà un bel po' questa sera perché stiamo accompagnando un po' tutte le fasi. Sono tanti gli ettari da coltivare, sono molto particolari questi grani, ma ancora prima di andare a seminare i grani, che dovevano essere già giù, però dopo vi spiega meglio Christian, oggi andiamo a trattare il secondo passaggio fondamentale. Nella prima puntata abbiamo visto tutto il trinciato, perché trinciare, che cos'è un cover crop. E invece in questa puntata spieghiamo perché arare non è la soluzione migliore. E al suo posto forse è meglio usare un ripuntatore. Ma vediamo cosa ci dice Christian. Una cosa che si fa sempre troppe poche volte è di osservare come le radici delle varie erbe e culture si infilano e che tipo di tessuto creano all'interno della struttura del terreno e della sostanza organica dove c'è, ovviamente. Ma è assolutamente affascinante vedere il lavoro sia meccanico che biochimico che fanno. È incredibile. Ovviamente la friabilità delle zolle dipende tutto dal lavoro, appunto, insomma, non ho un altro modo per dirlo, quindi mi piace definirlo biochimico, nel senso che parla di vita, di elementi chimici, minerali, eccetera, eccetera, che è meraviglioso, insomma. Chi ne sa molto più di me, quando inizia a parlare, a descrivere tutto quello che succede qua in mezzo, fa dei racconti che sono tra i più affascinanti che abbia mai sentito, ecco. E tutto questo ovviamente sarebbe carino tenerlo in considerazione quando si decide come approcciare un terreno, ecco. A bassa voce perché ha smesso di piovere da qualche giorno e siamo finalmente riusciti a entrare. Allora, disclaimer iniziale, prima di tutto, come si fa con i video esperienziali, bambini a casa non fatelo perché non si fa così, però vista come è andata la stagione, che non si poteva entrare, continuo a ripeterlo perché è un mantra ormai, del perché alcune scelte sono figlie non di come si sarebbe voluto fare, ma di come si può fare e quindi va così. Quest'anno va così. Se dobbiamo sperimentare, sperimentiamo a sto punto. Quindi, terreno più o meno, abbiamo deciso di dividerlo in due. Quella che vedete, la linea che vedete più o meno, è dove finisce la parte che abbiamo ripuntato. Ripuntato invece di arare con un ripuntatore usato in maniera molto leggera. Perché è uno strumento molto interessante, ma può essere utilizzato a diverse profondità. E qui, grande capitolo del perché non arare. Per una ragione molto semplice, o forse due. Le due principali sono: uno, è perché fa inversione degli strati. Tutto il tempo che serve alla natura per costituire, per integrare, per implementare la parte di sostanza organica che c'è in superficie con l'aratro, hopla, finisce sotto. Ma si è sempre fatto così. Sì, vero. Però se guardiamo da dove è partita questa cosa qui, è partita con dei pezzi di legno che si infilavano nel terreno e se andavano giù 10 centimetri era già tanto quando c'erano gli animali che tiravano. Adesso abbiamo dei pezzi di metallurgia pesante che escono dalle fonderie, delle sberle, delle lame alte 40 centimetri che ti invertono anche mezzo pianeta mentre stanno facendo un passaggio solo, quindi forse non è il caso di continuare a prendere la parte più preziosa del terreno e buttarla sotto. Questa è la prima ragione. La seconda è la suola che viene creata a profondità in cui arriva appunto l'attrezzo che è l'aratro. Aratro che non è da demonizzare. Ci sono delle situazioni in cui serve fare questa cosa per questioni di erbe competitive, insomma, per tante ragioni potrebbe servire, ma per quanto mi riguarda non è l'attrezzo da demonizzare, è l'attrezzo da cercare di non usare. Poi, se serve, è lì. Il ripuntatore invece è un attrezzo che secondo me potrebbe servire. Se non tutti gli anni, perché se si arriva ad un tipo di lavorazione che fa fare il lavoro meccanico alle radici delle colture, anche il ripuntatore non deve essere necessario tutti gli anni, però
se devo scegliere, quello da usare più spesso sicuramente un ripuntatore che ha delle caratteristiche assolutamente interessanti per varie ragioni, perché dice di un approccio al terreno, oltre che dello sviluppo delle attrezzature meccaniche in agricoltura. E qui da notare c'è semplicemente il fatto che l'abbiamo usato, come dicevo all'inizio, in maniera un po' leggera, cioè abbiamo sfruttato l'effetto di, come si può dire, di emersione di quelle zolle, quindi dell'umidità di tutta la pioggia che è venuta, facendo in modo, insomma, agevolando il terreno verso quello stato, quello che si chiama di solito terreno in tempra, che è una condizione in cui la terra si lavora più facilmente. Ecco, questo è un po' l'obiettivo principale. Poi vedremo rispetto al confronto che potremmo fare con la semina su sodo, che non è scontata con terreni così limosi, però è un altro capitolo e lo vedremo più avanti. Adesso forse di interessante c'è davvero solo lo strumento e che cosa rappresenta, cioè cosa dice di questo approccio alle lavorazioni del terreno. Ci sono in giro un sacco di video che raccontano molto bene quali sono i presupposti di partenza con cui si sono progettati i vari ripuntatori. Poi ognuno lo fa con alcune differenze, con alcune modifiche progettuali, ma comunque la sostanza è molto semplice. Cioè l'approccio è quello di creare dei tagli verticali nel terreno, come se andassimo appunto a infilare dei coltelli dritti, e fanno appunto dei tagli che possono arrivare anche a, lo si vede, insomma, la profondità del pezzo di metallo può arrivare tranquillamente a 40-50 cm anche di profondità. E tutto sommato la cosa positiva è appunto che sono dei tagli che si infilano e si smuovono, ma non fanno l'inversione proprio, come potrebbe succedere con l'inversione totale, come potrebbe succedere con l'aratro, appunto, come dicevamo. Quindi interessante al massimo è che qualcuno li mette, qualcuno li toglie, la coppiata di queste due alette sui lati, che si chiamano esplosori, che aiutano appunto la movimentazione del terreno. Ma di base la cosa interessante è proprio questa, cioè che si mette in priorità, come si può dire, un aiuto, un sostegno alle dinamiche naturali. Nel terreno la vita ha bisogno che l'acqua e l'aria passino facilmente in mezzo alle radici. Ecco, i passaggi dei trattori con le ruote compattano, comprimono, e questa cosa qui ovviamente è negativa. Questo attrezzo qua ha come prima funzione fondamentale quella di decompattare il terreno. Poi ovviamente il risultato dietro deve essere quanto più, vicino a una condizione in cui poter entrare con la semina o con tutte le altre cose che dobbiamo fare. Però come attrezzo è molto diverso, sembra sempre un attrezzo pesante, dici che cosa cambia tra un aratro e un ripuntatore, cambia tantissimo. Ecco, per cui, come dicevo, non demonizziamo l'aratro, ma forse l'attrezzo migliore è questo. Altre cose si possono aggiungere, ma secondo me le due fondamentali sono queste qua. Mi piace sempre un sacco stare in silenzio a vedere chi ne sa più di me. Christian, oltre ad essere un carissimo amico, è una persona che ne sa tanto. È un contadino che ama tantissimo la sua terra e cerca di coltivarla al meglio, e secondo me oggi si è visto tanto. Continuerà questa narrazione, io spero di avervi incuriosito, magari possiamo fare anche dei video un attimino più approfonditi su questi argomenti. È vero che esce magari un pochino dal seminato rispetto a quello che è la vita del podere, ci sta. Non prendono sopravvento i video del genere, però è bello ogni tanto fare delle parentesi, quindi un po' unire il micro che faccio io e il macro che fa lui, quindi una produzione un attimino più grande. E non mi resta che lasciarvi a un prossimo video, ma ricordandovi che uscirà un altro video, questo qua, sulla semina effettiva, perché sì, abbiamo ripuntato tutto il terreno, quindi possiamo seminare. Quindi iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, farmer.